grazie a tutti per essere venuti stasera a questo ciclo di conferenze fra cielo e terra della Schiaparelli. Dico, nonostante il clima tempestoso di questa giornata qua, siete riusciti a uscire di casa. No, quella che volevamo fare stasera non è proprio una conferenza geologica, scientifica, ma volevamo raccontare una storia del nostro pianeta, dell'ultimo periodo, l'ultima fase del nostro pianeta. Tratteremo degli ultimi 2,5 milioni di anni, che sembrano tanti, però nella storia della Terra sono pochissimi. E riavvolgeremo un nastro partendo dall'oggi e andando indietro, quindi sarà concettualmente anche più difficoltoso, perché di solito siamo abituati ad andare dal passato al presente, però faremo questo sforzo qua. E il filo conduttore di questa storia è il clima della Terra, che vedremo che è sempre cambiato. Cioè, nella storia della Terra il clima è sempre cambiato, poi capiremo, indagheremo anche su perché cambia. E questo però ha permesso di cambiare anche la vita sulla Terra. Cioè, il clima è un'opportunità, no? A livello evoluzionistico. Ma il clima ha cambiato anche la geografia nel passato del Mediterraneo, del nostro globo, no? E il protagonista di questo racconto saranno i ghiacciai. I ghiacciai perché i ghiacciai sono dei formidabili indicatori climatici. È un po' come il termometro per un malato, ne indica lo stato di salute, no? E questi ghiacciai che a poco ci stiamo osservando che stanno scomparendo dalle nostre montagne, dalle nostre Alpi, no? E con questo percorso a ritroso nel tempo passeremo dall'oggi, attraverseremo il Medioevo, l'Impero Romano, le prime civiltà, quindi torneremo indietro nel tempo, attraverseremo tutto il Pleistocene con tutte le ere glaciali e poi a un certo punto ci fermeremo e racconteremo insomma un po' tutta questa storia qua. E per cui chiaramente il livello è divulgativo, cioè non mi soffermerò su aspetti tecnici, comunque è tutto ciò che la ricerca scientifica ha prodotto fino adesso in questo campo qua. E il motivo per cui è nata questa conferenza è nata l'estate scorsa. Ero con la mia famiglia a fare una passeggiata in Val d'Aosta, in Val Ferré, e ripercorrendo la Val Ferré in fondo ci siamo fermati, e qui in basso c'è il rifugio Elena, di fronte a quello che è il ghiacciaio del Predebar nel massiccio del Monte Bianco. E vedete, questo è il circo glaciale, questa è la lingua glaciale che si ferma qua, e questi sono tutti i depositi morenici, l'antica valle glaciale che ormai è stata abbandonata dal ghiacciaio. Mi ricordavo com'era 10 anni fa, e non era così, era completamente diversa, no? E il luogo dove eravamo, questa è la Val Ferré, il comune di Courmayeur, proprio al confine con la Svizzera, cioè questo qua è il bacino imbrifero glaciale, questo è il rifugio dove si osserva il ghiacciaio. E allora abbiamo fatto un percorso a ritroso, no? Questo è come è oggi, nel 2022. 10 anni fa era così. Vedete che la lingua glaciale arrivava fino in fondo alla scarpata morfologica. Adesso si ferma quasi a metà, no? E andando a ricercare negli archivi storici, abbiamo visto che nel 1983 il ghiacciaio era qua, quindi era molto più avanti, è un volume molto maggiore di come è adesso. Nel 1917, vedete come era avanti, arrivava quasi al fondo della valle sospesa, e questa è una rara foto del 1897 dove il ghiacciaio praticamente arrivava fino a dove c'è il corso della Dorabalte, insomma, no? Vedete che cambiamento c'è stato dalla fine secolo 800 ad oggi. Questo è un dipinto della fine 800,
il punto di osservazione è più o meno lo stesso, qua c'è il rifugio, e vedete il ghiacciaio come era molto, 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 molto più grosso, arrivava giù fino in fondo, probabilmente proseguiva anche nella valle principale, no? E questo ghiacciaio ha iniziato, questo qua era nel periodo della massima espansione, a metà dell'Ottocento tutti i ghiacciai alpini avevano raggiunto il loro volume massimo. Dalla metà dell'Ottocento hanno iniziato a ritirarsi. Il Predebar ha iniziato appunto anche lui a metà dell'Ottocento questa ritirata, però è una ritirata di tutti i ghiacciai alpini, non lineare, uniforme, continua, ma a pulsazioni, perché dipende da come era il clima, come erano le annate, l'estate, gli inverni, no? Attualmente il ghiacciaio si consuma a un tasso di 5-7 metri di spessore e 20-30 metri di lunghezza ogni anno. Prima di parlare dei ghiacciai, una breve descrizione di cosa sono i ghiacciai. Allora, a capire cosa sono i ghiacciai si è iniziati alla fine del Settecento, fra il Settecento e l'Ottocento, perché i ghiacciai in quel periodo erano un problema. Stavano avanzando sempre nelle valli e stavano arrivando nei paesi alpini più alti, no? Per cui molti paesi sono stati anche cancellati dai ghiacciai. Il primo studioso è Agassiz, uno studioso svizzero, un naturalista, che cercava di capire come mai nelle pianure svizzere ci fossero questi grossi massi erratici che non c'entrano niente con la geologia del posto. Ma l'origine di questi sassi andava a ricercarsi lontano nelle Alpi svizzere, no? E poi anche molte morfologie glaciali, sui fianchi di queste montagne avevano queste profonde prodotti di erosione, di esarazione. E lui intuì che questi depositi morenici, cioè per far viaggiare questi massi qua, l'unico trasportatore doveva essere un ghiacciaio, cioè dovevano essere inglobati in una massa di ghiaccio che veniva giù dalle valli alpine e essere trasportati fino al fondovalle e anche più giù, no? Chiaramente quando uno ha un'intuizione la scienza ufficiale lo osteggia, cioè fa fatica a stare dietro a questi pionieri della scienza, no? Difatti fu contrastata questa sua ipotesi dei ghiacciai che si muovevano, che si spostavano. Però i primi studi sui ghiacciai partono da lì, dai depositi glaciali che osserviamo anche noi. Se andiamo a fare una passeggiata nelle nostre valli, nelle prealpi, nelle Alpi, vediamo che abbiamo tanti massi erratici anche qua da noi, a Brinzio, a Masciago, sul Lago Maggiore, il Sasso Cavallaccio, la Parea Buia, a Sesto Calende, no? Però un esempio bellissimo di depositi glaciali che possiamo vedere, ecco, questa qua è quando uno va in Valle d'Aosta, lascia Ivrea con l'autostrada e si infila, questa qua è la Valle della Dora, della Val d'Aosta. Vede tutta questa morfologia, questo monte, ecco, questo qua è un splendido esempio dell'anfiteatro morenico di Ivrea, edificato a più riprese dal ghiacciaio. Praticamente questo è lo sbocco della valle, la fine della Val d'Aosta, e questo qua è tutto il circo glaciale, cioè i depositi morenici glaciali lasciati dal ghiacciaio che si è ritirato dopo l'ultima glaciazione circa 11.000 anni fa. Qua da noi non abbiamo evidenze così, però abbiamo questo qua, un grosso massa erratico che si chiama Sciago, e queste sono forme di erosione glaciale che ci sono. Questo qua mi sembra è vicino a Cunardo, cioè sono cose che ci sono anche qua da noi. Come è fatto un ghiacciaio? Questo qua è uno schema del ghiacciaio di Predebar che abbiamo visto prima. Il ghiacciaio ha praticamente una zona di accumulo nella parte alta. Per i ghiacciai di alpini questo accumulo di norma è un circo glaciale, da morfologia ad anfiteatro, dove praticamente la neve che cade negli inverni si accumula. Poi abbiamo una lingua glaciale che si estende verso il fondovalle
e il ghiacciaio si muove per gravità, per il peso proprio, no? Verso valle. Nella zona d'accumulo ogni inverno si accumula sempre più neve, questa neve subisce un processo come di litificazione, cioè cristalli di ghiaccio sotto la pressione delle nevicate successive si cristallizza e forma un ghiaccio estremamente duro che è il ghiacciaio. Mentre nella parte più in basso c'è la zona di ablazione dove il ghiacciaio si consuma per evaporazione o per sublimazione. Sublimazione è il passaggio dallo stato solido alle riforme senza passare dallo stato liquido. E poi abbiamo fra la zona di ablazione e di accumulo c'è una isolinea, una superficie che è detta limite climatico delle nevi persistenti ed è quella zona di confine fra l'accumulo e l'ablazione. Sopra c'è accumulo e sotto c'è consumo del ghiacciaio. Poi il ghiacciaio finisce con una parte frontale dove si depositano le morene, questi ciotoli, ghiaie, sabbie, massi che il ghiacciaio trasporta e abbandona durante il ritiro. In questo ghiacciaio qua del Predebar, quello che abbiamo visto prima, si osservano queste morene, vediamo se torno indietro. Ecco, queste morene qua, vedete, questi ghiaioni qua, sono, con la lettera A sono indicati le morene abbandonate dal ghiacciaio a metà dell'Ottocento, mentre nella parte più interna è l'ultima pulsazione glaciale fra il 1910 e il 1920. Poi il ghiacciaio termina con un torrente glaciale che finisce mediamente su un piccolo lago glaciale che poi confluisce nel reticolo idrografico principale. Ecco, perché i ghiacciai sono indicatori climatici? Perché il comportamento nel tempo di un ghiacciaio indica che qualcosa nel clima sta cambiando. Abbiamo parlato del limite delle nevi persistenti. Questo qua è un segnale climatico importante. Il limite delle nevi persistenti all'equatore è posto a 4.500 metri, al polo nord, al polo sud e a livello del mare. Sulle Alpi varia, in Val d'Aosta, dove ci sono molte precipitazioni, a 3.100 metri, mentre nella zona del Friuli, dove ci sono ancora più precipitazioni, scende a 2.500 metri. Durante il periodo glaciale il limite delle nevi persistenti era più basso di 1.400 metri di come adesso. Quindi immaginate che fronte, cioè tutte le Alpi erano un ghiacciaio unico praticamente. Poi c'è un altro indice meteorologico a questo punto qua che è lo zero termico. Lo zero termico è l'isoterma di zero gradi sul livello del mare, no? Un indice meteorologico che dice durante le varie stagioni a che punto è lo zero. Sopra lo zero chiaramente ghiaccia, le precipitazioni ghiacciano e sotto invece sono in stato fluido. Allora, mediamente sulle Alpi è a 3.800 metri. Quest'anno però c'è stato un record. Nel mese di luglio è arrivato a oltre 5.000 metri e qualche settimana dopo a 5.300 metri. E pare che sia storicamente uno dei record dello zero termico. Allora, da studi fatti, il destino di un ghiacciaio si decide d'estate soprattutto. A parità di precipitazioni. D'estate, se ci sono estati molto calde come quella di quest'anno, come quella degli anni precedenti, i ghiacciai subiscono una grossa botte e tendono a ritirarsi. Viceversa, estati fresche fermano lo scioglimento del ghiacciaio e molte volte ci sono delle pulsazioni in avanti. Comunque, indicatori climatici, perché ci sono questi indicatori che ci dicono che la morfologia, il volume dei ghiacciai dipende da come sono le temperature e le precipitazioni del periodo. Allora, ma da quando i nostri ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi? Allora, negli ultimi 40 anni, cioè dagli anni 80 circa,
i ghiacciai alpini, parliamo di ghiacciai alpini, hanno iniziato un lento ma progressivo ritiro verso le quote più alte. E in un contesto di clima sempre volubile, sempre suscettibile di cambiamenti continui. Alcuni autori, c'è un bello studio, che hanno preso in considerazione le oscillazioni di 7 grandi ghiacciai alpini in un arco temporale che parte dal 400 d.C. ad oggi. È emerso che 1000 anni fa l'estensione dei ghiacciai era uguale a quella odierna. Fra allora e adesso c'è stato un periodo molto freddo dove i ghiacciai sono tornati ad avanzare fino alla metà dell'Ottocento, come abbiamo visto prima. Perché è un problema il ritiro dei ghiacciai? Oltre a un problema paesaggistico, ma un problema anche di rischio, nel senso che quando il ghiacciaio si ritira, si ritira anche tutto il permafrost, cioè quello strato di suolo che rimane ghiacciato anche nella stagione estiva e che mantiene stabili i versanti delle nostre montagne. Ritirandosi il ghiacciaio, il permafrost si scioglie e praticamente tutti i ghiaioni che si osservano e alcuni passaggi alpini, alcuni attraversamenti alpini, attualmente non sono più percorribili perché non sono più su una superficie solida, ma su dei ghiaioni in continuo movimento. E poi i ghiacciai rappresentano una importante riserva idrica, cioè se il volume dei ghiacciai si riduce, la riserva idrica estiva si riduce, insomma. Questo mi sembra evidente. Allora, iniziamo ad avvolgere il nastro temporale. Vediamo negli ultimi 2000 anni cosa è successo. Partiamo dal 1850, quando abbiamo visto che c'è stata la massima espansione glaciale recente, e torniamo indietro fino all'impero romano. Allora, questi ultimi 2-3 mila anni sono documentati da documenti storici, da archivi o da cronache, quindi è storia, fa parte della storia, e si legge nelle cronache che inverni freddi, estate fredde, pessimi, carestie, poi magari dopo periodi di carestie subentravano delle epidemie. Questo perché? Perché l'economia di una civiltà preindustriale dipendeva dall'agricoltura. Se i raccolti non c'erano, si faceva la fame. Guardiamo un attimo questo grafico qua, nella parte cerchiata di rosso. Vedi, mette in relazione le temperature col tempo, gli ultimi 11.000 anni. Noi ci fermiamo qua 2-3.000 anni fa. Si vede che c'è stato fra il 500 a.C. e il 450 d.C. un periodo caldo, molto caldo, detto periodo caldo medievale. A questo qua è seguito un raffreddamento del clima. Le parti azzurre, voglio dire clima più freddo della media climatica. Le parti rosse, clima più caldo. Allora, dopo il periodo caldo romano c'è stato un periodo fra il 400 e l'800, 1000, freddo. Poi è iniziato il periodo caldo medievale, fra l'800 e 1000 d.C. fino al 1300. Poi c'è stata un'altra pulsazione verso il basso, verso il freddo, che viene denominata in letteratura piccola era glaciale, che è partita intorno al 1300 e è arrivata fino al 1850, che abbiamo visto era la massima espansione dei ghiacciai alpini. Poi cosa è successo? Che dal 1850 in poi subentriamo in quello che viene definito il periodo caldo moderno, quello che stiamo vivendo noi. Quindi vedete che in questi ultimi 2-3 mila anni il clima, stiamo parlando dell'emisfero boreale, abbiamo i dati solo di quell'emisfero lì, periodo caldo romano, periodo freddo alto medievale, periodo caldo medievale, piccola era glaciale fino alla metà dell'Ottocento e poi periodo caldo moderno. Cosa succede nel periodo romano, in questo periodo caldo romano? Roma inizia a nascere fra il 500 e il 700 avanti Cristo, e in questo periodo caldo significativo. E l'impero romano
inizia ad andare in crisi, Petrarca lo definisce nel 1456 d.C., da proprio una data, quando inizia quel periodo di raffreddamento climatico che dicevamo prima. Questo qua è un grafico che mette in evidenza delle anomalie termiche su delle medie e si vede che il periodo caldo romano era questo qua, fino alla 4-500. Poi inizia il periodo freddo. Allora, l'acme dello sviluppo di Roma, dell'impero romano, si ha fra il 60 a.C. e il 200 d.C., questo periodo qua, ed è il periodo più favorevole dal punto di vista climatico in quel periodo, ed è l'apogeo dell'impero. Aosta, siete mai chiesti perché Aosta, città romana, è lì in quella valle dove non si può, cioè quando inverno non si può passare? Al periodo, in questo periodo qua, il periodo imperiale anche prima, e lì si passava tranquillamente, c'erano si commerciava tranquillamente con le Galie, c'erano percorsi aperti tutto l'anno, non c'erano ghiacciai in questo periodo qua, no? E si era sviluppata questa fiorente città Aosta, che non so, mi ricordo come si dice in romano, comunque era una città commerciale molto sviluppata, che non avrebbe senso in mezzo a questa valle qua, no? Poi abbiamo detto che dal 200 in poi inizia a raffreddarsi il clima, che culminò questo raffreddamento nel 456. Nel 456 avviene il collasso amministrativo dell'impero romano d'Occidente. L'impero romano continua, ma ad Oriente, l'impero bizantino, no? Là sì, probabilmente si stava meglio. Ma qua, intorno al 400-500, c'è il collasso amministrativo dell'impero, perché gli storici dicono che al nord, nel nord Europa, le cose iniziavano ad andare male, faceva freddo, i popoli del nord cercavano il caldo. E quindi quelle che noi chiamiamo invasioni barbariche, che in realtà erano delle migrazioni, venivano verso sud dove si stava meglio e poi col collasso amministrativo sono arrivati fino a Roma e hanno occupato tutte le città dell'impero, no? Comunque motore di questa grossa migrazione dal nord verso sud sono stati i cambiamenti climatici. Poi passiamo successivamente a quello che abbiamo chiamato il periodo freddo dell'Alto Medioevo, fra il 456, che chiaramente è una data simbolica, no? Sono sempre intorni di intervalli di tempo non puntuali, ma sono abbastanza ampi. Comunque fino all'800-1000 d.C. inizia un periodo molto umido e freddo in tutta Europa. Siamo sempre sulla curva termica, queste qua sono le medie, mi sembra tra gli anni 90, 60 e 90, comunque sono delle anomalie climatiche queste qua che indicano il cambio di temperatura, e vedete che questo periodo qua fa molto freddo. Praticamente le cronache, gli archivi dicono che il periodo più freddo fu fra il 536 e il 55, che coincise con la peste giustinianea, cioè dell'imperatore Giustiniano. In alcune parti dell'Asia e dell'Europa il sole splendeva per non più di 4-5 ore al giorno e il cielo era perennemente coperto. E le cronache dicono che la luce solare era molto simile a quella lunare. Ma cos'era successo? In quel periodo lì sono documentate importanti eruzioni vulcaniche nel Nord America e in Islanda. Dopo ci ritorneremo, ma quando i grossi vulcani entrano in crisi e mettono in circolazione quantitativi immensi di gas, di vapori, di anidride carbonica, di polveri, questa qua arriva a livello della stratosfera e rimane lì anche per mesi, per anni. E chiaramente questo smog vulcanico incide sulla energia solare incidente, il clima si raffredda. Quindi questo picco qua di freddo era coinciso con queste eruzioni vulcaniche, importanti. Poi cosa succede? Dal 1300 in poi
le cose cambiano. Le cronache dicono che il clima migliora, la produzione agricola migliora, si fanno più raccolti all'anno, la popolazione in questo periodo dell'Europa quadruplicò, vuol dire che c'era da mangiare, si stava bene, e l'aumento delle aree coltivabili con culture particolari come la vita e altri foraggi si spostava, il limite di queste culture si spostava sempre più verso nord, no? E è il periodo delle famose esplorazioni vichinghe. I vichinghi in questo periodo hanno l'acme della loro civiltà, colonizzano il nord Europa e la Groenlandia, che in quel periodo era priva di ghiacci, e pare, non ci sono documenti storici, ma c'è qualche documentazione che dicono che possono essere arrivati fino nelle Americhe. E in questo periodo c'è lo sviluppo dei grossi monasteri benedettini in tutta Europa, e nascono nuove tecniche agricole, l'aratro, il collare rigido per gli animali, la rotazione triennale delle culture, fioriscono le attività commerciali, ed è il periodo dei comuni, c'è un grosso sviluppo dei comuni in Italia. Poi cosa succede? Dopo il 1300 le cose ricambiano un'altra volta. Vedete qua nella curva, scendiamo, inizia a fare più freddo. Intorno al 1300 ci sono una temperatura in progressiva diminuzione, anche qui c'è un avanzamento dei ghiacciai nelle valli alpine, e vengono registrati dalle cronache tre minimi di temperature fredde, che sono fra il 300 e il 550, 600, 700 e 790, 830. Hanno un nome perché coincidono con dei cicli solari. Poi lo riprendiamo meglio questo discorso qua, no? Comunque il fatto sta che in Europa il clima fa molto freddo, ci sono carestie, molti raccolti per anni consecutivi saltano. Anche in quel periodo era un periodo di globalizzazione anche a loro. Se mancava il grano in Italia lo si comprava dalla Turchia, cioè c'era una rete di traffici non indifferenti, però faceva freddo anche lì, per cui i raccolti saltavano e tutto il sistema commerciale di alimentazione andava in crisi. Ci sono dei periodi molto freddi. Nel 1347 Boccaccio descrive la famosa peste, perché in periodi di scarsa alimentazione, di malnutrizione, le popolazioni sono più suscettibili a essere contagiate da... Adesso non sappiamo se la peste di Boccaccio fosse un virus o un batterio, comunque era qualcosa che ha decimato la popolazione. E poi per tutto il 300, ogni 20-30 anni, c'era un'epidemia di peste, però la gente continuava a lavorare e non si arrendeva. Poi ci fu intorno al 400 un terribile inverno che si ripeté verso la fine del 600 e nel 700. Il Tamigi e la Senna in quei periodi stavano mesi congelati e si svolgevano tranquillamente i mercati. La laguna di Venezia ha ghiacciato più volte. E ci fu un momento particolare, l'estate del 1430, in cui l'Europa ci fu molto caldo e fu molto siccitosa. E questo picco qua, vedete che la curva da fredda tende a salire. Non ci sono documenti storici che dicano perché c'è stato questo grosso picco di caldo, no? Insomma, questa piccola era glaciale, iniziata nel 1300, intorno al 1850 inizia a scemare. Queste qua sono delle illustrazioni, Tamigi e Senna ghiacciate nell'inverno del 683-84, ma queste scene si ripetevano per più inverni consecutivi. Questa è la laguna di Venezia del 1700 ghiacciata, e poi verso più avanti, intorno all'800, dicevamo prima che i ghiacciai alpini avanzavano nelle San
mercato italiano e svizzero, ed era un problema per le popolazioni, per i paesi che erano che c'erano in quelle valli lì. Si facevano addirittura processioni per pregare affinché il ghiacciaio si fermasse e tornasse indietro, no? Erano fatti di cronache molto, molto comuni. Poi cosa succede? Nel 1850 tutto cambia. Questa qua è un'altra curva, la leggiamo come sempre anomalia termica fra una media delle temperature dall'850 al 900. Vediamo che nel 1850 la temperatura scende, poi un po' risale, poi riscende. E cosa succede? Succede che dal 1850 questo riscaldamento inizia, ma non sempre in modo lineare, ma in pulsi. I ghiacciai alpini in questi punti qua di minimo, in questi inverni qua fra l'860 e l'880, poi fra il 1910-23 durante la Prima Guerra Mondiale, fra il 60 e l'85, ci sono questi picchi di inverni freddissimi dove i ghiacciai hanno ancora degli impulsi positivi, iniziano a scendere, iniziano ad allungarsi, però il tasso di perdita del volume del ghiacciaio si fa sempre progressivamente più significativo, e dal 1850 i ghiacciai alpini hanno perso il 60% del loro volume. L'anno idrologico più negativo recente è fra il 21 e il 22, che però pare sia stato superato da quest'anno in corso. Le perdite di massa glaciale hanno raggiunto livelli record, io ci aggiungerei anche il 23 a questi due anni. E il tasso è del 6% di volume perso, superando il record negativo del 2003. Dall'era preindustriale, cioè da metà dell'Ottocento ad oggi, la temperatura delle Alpi è aumentata di 1,5-2 gradi rispetto alla media mondiale, cioè è aumentata di più rispetto alla media mondiale. Andiamo più nel dettaglio. Cosa succede? Che a partire dal 1985 le temperature medie annue iniziano a salire, vedete, stanno sopra questa linea, che sono le medie del periodo che avevamo visto prima, iniziano a stare sopra, per cui non ci sono più picchi negativi. E praticamente dalla 1886 le temperature medie annue si sono alzate, creando una situazione molto sfavorevole per il glacialismo, e i limiti delle nevi perenni che dicevamo prima si portano dall'86 in poi sopra i 3.000 metri. Tutti i bacini imbriferi glaciali si comprimono, si riducono, e tutti gli anni successivi al 1998 sono i più caldi dell'intera serie storica, questo limite qua. Non so se si capisce che dagli anni 60, rispetto a prima, le temperature crescono, dagli anni 80 crescono sempre di più, e dall'86 sono i più caldi dell'intera serie storica. Entriamo quindi negli anni 80 in quello che si chiama il periodo caldo moderno che tutti noi stiamo vivendo, ed è questo qua è sempre un grafico con le anomalie termiche. Il periodo qua 1980, entriamo in questo periodo che stiamo vivendo attualmente, che è iniziato nel 1980. Io mi incasino con questo coso. Attualmente però le temperature del pianeta stanno aumentando in maniera accelerata, vuol dire che sta succedendo qualcosa. In particolare, questa qua è sempre una linea delle anomalie termiche, dal 2000 avanti Cristo, qua c'è il periodo caldo medievale, il periodo glaciale. Ecco, vedete, questa qua è una comparazione fra 10 ricostruzioni di anomalie termiche pubblicate,
negli ultimi 2000 anni, e cosa si vede? Si vede che in 140 anni la temperatura media è aumentata di circa un grado su tutto il globo e di più del doppio in alcune regioni sensibili come le Alpi o l'Artico, no? Sulle Alpi europee la temperatura, come abbiamo detto prima, l'aumento è stata di un grado e mezzo, due gradi, cioè quasi mezzo grado ogni 10 anni. E dal 1850 i ghiacciai hanno perso fra il 60 e il 70% del loro volume. Vedete come questa curva si alza rapidamente? Vuol dire che c'è un'accelerazione del riscaldamento. Questo qua è la temperatura varese, il nostro centro geofisico, la serie storica inizia nel 67, vedete queste qua sono tutte le temperature annue, questa qua è una linea di regressione lineare e si vede che fra il 67 e il 2022 la temperatura da noi è aumentata mediamente di 2,6 gradi, da 11,7 a 14,3. Allora, fermiamoci un attimo, mettiamo un po' di ordine nella cronologia, quindi entriamo un po' nella geologia. Fino adesso era storia, spingendoci un po' indietro nel tempo, facciamo un piccolo inquadramento. Allora, attualmente noi stiamo vivendo nel periodo geologico detto quaternario, che è iniziato 2,5 milioni di anni fa. Allora, questa spirale qua che vedete in alto è la storia della Terra. Inizia 4,6 miliardi di anni fa e arriva in questa piccola fettina qua 2,5 milioni di anni fa. Quindi noi siamo negli ultimi minuti di vita della Terra, anzi negli ultimi secondi di vita della Terra. Se paragoniamo tutta la storia della Terra a 24 ore. Il quaternario. Allora, i periodi geologici vengono suddivisi in base a delle cose che cambiano, delle cose che sono o delle estinzioni biologiche di massa, oppure grandi eventi orogenetici, cioè un qualcosa che da un momento all'altro cambia, succede qualcosa, allora si creano, i geologi hanno classificato tutte queste, diciamo, cronozone, punto di vista stratigrafico, e il paleozoico, cioè il quaternario, inizia 2,5 milioni di anni fa con un primo periodo che si chiama Pleistocene, che finisce circa 11.000 anni fa, e poi inizia l'Olocene, che è il periodo che stiamo vivendo adesso. Allora, so che magari sono termini un po' difficili, però abbiamo a che fare con questa cosa qua. Il quaternario, perché si individua il quaternario? Perché è iniziato a seguito della estinzione di molte specie animali, le megalofaune del Pleistocene, cioè i mammut, c'erano dei mammiferi giganti che adesso non ci sono più. E poi tutto il quaternario è caratterizzato dalla diffusione della specie umana su tutta la superficie del pianeta. Ecco, questi elementi qua caratterizzano questi ultimi 2,5 milioni di anni della Terra. Però dal punto di vista geologico, stratigrafico, non è ben chiaro quando inizia il quaternario, perché in genere lo si fa iniziare con le glaciazioni, però in alcuni siti, in alcune regioni ci sono delle glaciazioni ancora precedenti. Per cui la Commissione Internazionale di Stratigrafia è ancora un po' indecisa su dove mettere il limite basso. Però convenzionalmente si dice che questo è il quaternario, con il periodo più lungo che è il Pleistocene e poi l'ultimo periodo che è l'Olocene. Cosa succede? Guardiamo l'Olocene, gli ultimi 11.000 anni. Perché c'è questo periodo? Perché termina l'ultima grande glaciazione, che è quella... la glaciazione che viene detta di Wurm, dopo vi spiego perché si chiama così. Praticamente in tutta Europa, in tutto l'emisfero boreale, il precedente periodo glaciale termina, iniziano temperature più calde e
iniziano le piogge a essere più abbondanti, no? E il clima migliora. Poi questo lucene qua che abbiamo detto è suddiviso in altre zone che a noi non ci interessano, sono basate sulle fluttuazioni climatiche. Ma com'era il clima nell'Olocene? Allora, partiamo da questa linea qua, che sono 11.000 anni fa, quando finisce l'ultima era glaciale, l'ultima glaciazione. Oh. Il culmine di questa glaciazione si è avuta 20.000 anni fa. Qua tutto l'arco alpino era occupato da un unico ghiacciaio, abbiamo detto. Le temperature erano più fredde di circa 4,5 gradi rispetto all'attuale, però da questo momento qua, vedete che da questo grafico che correla sempre le anomalie termiche con, col tempo, vedete che qua le temperature iniziano ad alzarsi, ma notevolmente rispetto alla glaciazione, al culmine della glaciazione precedente. Parliamo di 3-4 gradi. E a un certo punto arriva un periodo climatico particolarmente favorevole che termina intorno a 5.000-6.000 anni fa, qua più o meno. E poi le temperature iniziano un po' a discendere. Questo periodo qua è favorevole per lo sviluppo delle grosse civiltà umane nell'Eurasia. A quel tempo il clima era simile a quello attuale. Quindi, curva delle anomalie climatiche. 20.000 anni fa, acme, cioè massimo della glaciazione, dell'ultima glaciazione, il clima inizia a salire. Qua, 11.000 anni fa, sale decisamente, i ghiacciai iniziano a ritirarsi, c'è un ottimo climatico dell'Olocene, poi vediamo cosa succede in questo periodo, poi c'è una piccola ridiscesa e poi nel periodo moderno iniziano a risalire. Cosa succedeva quando, durante le glaciazioni? Questa qua è l'ultima glaciazione, quella abbiamo detto 20.000 anni fa. 20.000 anni fa le coste dell'Adriatico erano così, nel senso che tutte le acque, tutta l'acqua a disposizione nei bacini marini era ferma nei ghiacciai antartici e nei ghiacciai alpini, no? La terra è un sistema chiuso, per cui i mari, il livello del mare si era ritirato, la linea di costa era molto più spostata e le superfici costiere erano molto più ampie. Il livello del mare durante l'ultima glaciazione era 120 metri più basso rispetto all'attuale. Praticamente la foce del Po era circa 250 km più a sud. L'Adriatico non esisteva, la Sicilia non era un'isola, l'arcipelago toscano non esisteva, la Corsica era attaccata alla Sardegna e così in gran parte del globo. No, chiaramente tutte queste cose qua sono testimoniate da dati stratigrafici geologici. Però a partire da 11.000 anni fa c'è il riscaldamento, le acque ferme nei ghiacciai iniziano a essere rilasciate, ritornano attraverso i fiumi, nei mari, negli oceani e nel giro di qualche migliaio di anni fa i livelli marini iniziano a risalire. Iniziano a risalire in questo modo qua. Scusate se vi presento un po' di grafici, però è il metodo più semplice che c'è per capire cosa sta succedendo. Questo qua è il livello del mare. Questo è il tempo, 20.000 anni fa, massima glaciazione. Il livello del mare inizia a risalire. 11.000 anni fa c'è la fine della glaciazione, quindi il periodo di scioglimento dei ghiacciai, vedete che c'è un'impennata della crescita del livello del mare fino a 6.000 anni fa. Poi il mare inizia a stabilizzarsi. Quindi vuol dire che i ghiacciai si sono sciolti molto rapidamente da 11.000 a 6.000 anni fa e poi dopo le cose iniziano a stabilizzarsi. Un episodio che magari vale la pena raccontare. Quando
livelli marini erano molto bassi, tipo il Mar Nero, era un piccolo lago chiuso, non era collegato col Mediterraneo, e sulle sue coste c'erano delle popolazioni medio orientali molto sviluppate. Ci sono resti archeologici di villaggi, di aree coltivate. Quando il livello del mare è iniziato a sollevarsi, praticamente il Bosforo, che faceva da soglia, è stato superato e il Mediterraneo si è riversato nel Mar Nero e l'ha riconquistato fino ad arrivare ai livelli attuali. Allora, tutte le religioni concordano nel dire che intorno a quel periodo c'è stato il diluvio universale. Ora, io non so dirvi se c'entra con questa cosa qua, però ci sono buoni indizi per dire che in quel periodo, 6.000 anni fa, tutta la zona medio orientale del Mar Nero, che era la zona più sviluppata in quel periodo lì, dove c'erano civiltà più sviluppate, e da una situazione di aree coltivabili e urbanizzate, diciamo così, si sono trovati nel giro di poche, parliamo di qualche centinaio, qualche migliaia di anni, invase dal mare. Però io non mi sbilancio a dire che c'entra col diluvio universale, però tante cose fanno capire che in quel luogo lì, in quel periodo lì, è successo qualcosa. Però negli ultimi 3.000 anni il livello di crescita marino si è stabilizzato e il tasso di crescita del livello del mare era di pochi millimetri all'anno. Dal 1900 in poi il mare continua ad alzarsi con un tasso di 1-2 millimetri all'anno. Dal 1993 è in crescita di intorno a 3 millimetri all'anno con più o meno un 0,7. Quindi, scioglimento dei ghiacciai, il livello del mare che sale, e questo è quest'ultimo, è il periodo più recente del quaternario, che penso che si chiama Olocene. 11.000 anni sono successe queste cose qua. Periodo precedente, da quando inizia il quaternario, 2.500.000 di anni fa, all'inizio dell'Olocene, cioè 11.700 anni fa, c'è questo periodo geologico che si chiama Pleistocene. Il Pleistocene è caratterizzato da un alternarsi di glaciazioni con periodi più caldi, con periodi più freddi che si alternano a periodi più caldi. La fine del Pleistocene inizia con la fine dell'ultima era glaciale, che è quella che abbiamo detto di Wurm. Queste sono da 650.000 anni fa ad oggi. Sopra abbiamo i periodi freddi, sotto quelli caldi. Vedete che ci sono vari picchi glaciali che si intervallano da picchi interglaciali e viceversa. Ci sono 5 o 6 glaciazioni. Però fra una glaciazione, all'interno di una glaciazione ci sono dei periodi di alti e bassi temperatura, che sono detti periodi stadiali, quelli più freddi, interstadiali, quelli più caldi. Cioè il clima fluttua, ma non in maniera omogenea e continua. Ha sempre questi sbalzi qua. Il primo schema delle glaciazioni del quaternario, diciamo così, si deve a dei geologi che l'hanno tarato, inizio del Novecento, che l'hanno tarato su degli affluenti del Danubio. Hanno individuato 4 importanti glaciazioni che a scuola si studiano come Wurm, Ries, Mindel, Gunz. No? Queste sono le 4 glaciazioni principali, però ce ne sono molto di più. Per il versante sud delle Alpi la situazione non è così chiara. C'è un nuovo modo di classificare le glaciazioni, che sono state fatte da un professore dell'Università di Milano, dove dice che l'ultima glaciazione per il sud delle Alpi si chiama glaciazione di Cantù e riguarda i ghiacciai del Ticino, dell'Adda e dell'Oglio. E i depositi che le glaciazioni hanno lasciato vengono classificati dal punto di vista sedimentologico come alloformazioni. Questa è un'informazione che vi do. No? Perché da noi non si parla più di glaciazione di Wurm, Ries, Mindel, ma si parla in termini di alloformazioni. La prima avanzata glaciale che c'è da noi
è anche precedente al quaternario, da noi nel Varesotto è molto documentata. Cioè addirittura nel periodo prima del Pleistocene, che si chiama Pliocene, una dei resti della zona di Maldate, di una glaciazione precedente, che è stata poi ricoperta da sedimenti marini. Poi nel Pleistocene inferiore c'è tutto un grosso periodo interglaciale e verso l'alto del Pliocene inizia quella serie di periodi glaciali e interglaciali, queste grosse fluttuazioni climatiche. Allora, l'ultima glaciazione da noi, questo qua è il Lago Maggiore, questo qua è il Varesotto, il Lago di Como, questo qua è l'anfiteatro morenico, cioè il ghiacciaio della Dora Baltea. Allora, vedete che questo qua è il Lago Maggiore, l'ultima glaciazione come si è spinta fino a Gola Secca, Sesto Calende, poi è risalita, il Monte Campo dei Fiori ha fatto come da sipario, cioè ha bloccato un po' i ghiacciai, no? Li ha fatti confluire verso il bacino del Ticino e poi dell'Olona e del Lago di Como. E chiaramente lungo il perimetro di queste glaciazioni ci sono tutti i depositi morenici che oggi si possono osservare. Allora, abbiamo detto che nel Pleistocene c'era una fa... Allora, il bioma dominante era la steppa fredda, era estesa in tutta l'Eurasia. Le foreste erano quasi assenti e c'era tutta questa steppa. Le foreste erano praticamente confinate nelle parti più alte dei rilievi montuosi e la fauna è quella che si studia a scuola, i mammut, i rinoceronti, i leoni lanosi, insomma, cioè tante cose che con la fine del Pleistocene scompaiono. Oh. Quella che viene chiamata megalofauna scompare con la fine del periodo glaciale. Perché scompare? Non si sa esattamente. O sono i cambiamenti climatici, oppure in questo periodo arriva l'Homo sapiens in Eurasia e non è escluso che abbia sterminato tutti questi animali qua. Però sono cose che sto dicendo così, non è scientifica questa cosa qua. Allora, secondo me ci possiamo buttare dentro l'uomo in questo periodo qua, perché nel quaternario, nel Pleistocene, l'Eurasia inizia a popolarsi della specie uomo. All'inizio, qua ci sovrapponiamo fra periodo geologico, Pleistocene, e periodo archeologico, che viene detto paleolitico, no? Allora, il Pleistocene inferiore in Eurasia c'è l'uomo habilis erectus, adesso non vi sto a spiegare come erano fatti perché non lo so neanch'io. Poi iniziano le grandi glaciazioni del Pleistocene medio e compare in Eurasia l'uomo di Neanderthal durante la penultima glaciazione. A un certo punto arriva in Eurasia, circa 130.000 anni fa, una specie che si chiama Homo sapiens, che era già comparsa però in Africa 200-300.000 anni fa. Allora, l'Africa era un po' il fulcro, il crogiolo della specie umana. Poi, come abbiamo visto, i continenti erano collegati durante i periodi freddi da dei grossi corridoi, cioè non erano isolati come adesso, da lembi di mare, per cui le migrazioni animali o degli uomini erano molto facilitate, no? Per cui ci si muoveva. E praticamente in Eurasia arriva 130.000 anni fa e in Europa arriva l'Homo sapiens 54.000 anni fa, si dice perché si trovano i resti di Homo sapiens in molte grotte dell'Europa. E arriva nel bel mezzo dell'ultima glaciazione. Incontra però una specie dominante in quel periodo, che è l'uomo di Neanderthal. Allora, noi non sappiamo se sono due specie diverse, perché il concetto di specie è che ha fecondazione intraspecifica, cioè due specie diverse non possono avere prole, no? Però pare che fra l'uomo di Neanderthal e Sapiens nell'ultimo periodo ci sia stata contaminazione. Pare che a livello DNA noi abbiamo
delle tracce di Neanderthal, no? Però, però a un certo punto il Neanderthal scompare, si vede che migra sempre più verso ovest, verso la Spagna, fino a che a un certo punto scompare, scompare 40.000 anni fa, e l'unica, chiamiamola specie dominante in tutta l'Eurasia, in tutto il bacino mediterraneo, è l'Homo sapiens, che è più attrezzato a vivere. Chiaramente quando non viveva, diciamo, i ghiacciai, quando le Alpi erano occupate dai ghiacciai, loro si spostavano nel periodo, nei luoghi più temperati, no? E non si sa perché il Neanderthal sia scomparso. Ci sono delle ipotesi di tipo archeologico, no? Pare che o i sapiens abbiano occupato tutte le nicchie di caccia del Neanderthal, o ci siano state proprio, alcuni dicono li abbiano sterminati, però allora parliamo che in quel periodo c'era una popolazione di poche centinaia di migliaia di individui, no? Per cui c'è questo periodo qua che è un po' oscuro, dove c'è questo passaggio fra l'uomo di Neanderthal e sapiens, che non è documentato, anche perché di sapiens in questo periodo qua se ne trovano pochi, si trovano molti Neanderthal, perché i Neanderthal avevano l'abitudine di inumare i cadaveri, i sapiens no, per cui si trovano molti più Neanderthal di sapiens. Poi cosa succede? Che intorno a 40.000 anni fa i Neanderthal scompaiono e l'Homo sapiens alla fine del Pleistocene ha il dominio in tutta l'Eurasia. Arriviamo nell'Olocene e dal Paleolitico passiamo al Mesolitico. Tra 11.000 e 8.000 anni fa l'uomo passa da cacciatore, raccoglitore ad agricoltore. Allora le condizioni climatiche sono cambiate, inizia a fare più caldo, c'è più acqua disponibile, l'uomo inizia ad abbandonare la caccia, inizia a diventare stanziale, inizia a coltivare i campi, ad allevare gli animali e praticamente iniziano le prime Medio Oriente. Poi nel Neolitico, fino a 3600 anni fa, entriamo nella cultura dei dolmen, megalitica, no? Dove ci sono praticamente delle civiltà nel nord Europa che hanno lasciato delle testimonianze di manufatti in pietra. Poi nell'età del rame, fino al 2000 Anticristo, si formano lungo i grandi primi fiumi le prime civiltà, c'è lo sviluppo culturale e artistico, iniziano i culti religiosi e poi c'è l'età del bronzo, entriamo qua nella storia, fino a 900 anni avanti Cristo. Allora, questo è stato un po', scusate se vi ho annoiato, ma era un po' per... Era un po' per capire cos'era successo negli ultimi 2 milioni e mezzo di anni fa. Ma le domande che ci si pone, quali sono state le cause delle variazioni del clima e delle glaciazioni? Perché il clima nella Terra in questo periodo è mutato così in maniera repentina, da caldo a freddo, anche se in tempi diciamo estremamente lunghi? Ma come si misurano le temperature dell'atmosfera o dei mari quando non c'erano gli strumenti di misura? Allora, cerchiamo di dare una risposta. Quali sono le possibili cause delle glaciazioni? Allora, la scienza non ha capito tutto. Cioè ci sono delle varie ipotesi perché ci sono state le fluttuazioni climatiche. Una, vi elenco un po' di ipotesi più plausibili. La prima sono
le variazioni dell'attività solare, poi dopo le spieghiamo meglio. La seconda sono cambiamenti periodici dell'orbita terrestre intorno al Sole e l'inclinazione dell'asse terrestre. La terza causa che può incidere sulle variazioni climatiche sono le eruzioni vulcaniche. E poi abbiamo le circolazioni oceaniche, le circolazioni termaline. E poi abbiamo l'aumento dei gas serra in atmosfera. Queste sono le principali possibili cause del fatto per cui il clima varia sulla Terra. Parliamo però di quest'ultimo periodo. Allora, attività solare. L'attività solare, sappiamo che il Sole è l'unica fonte energetica del nostro pianeta. Tutta l'energia che ci arriva dal Sole. Qua abbiamo un esempio, qua abbiamo il Sole ha dei cicli di circa 11 anni, no? Che si possono sommare. I minimi solari sono quando non ci sono macchie sul Sole, questo qua è un minimo solare del 219, e qua è un massimo solare del 2014 dove il Sole si riempie di macchie solari. Questa attività qua del Sole ha un influsso diretto sulla quantità di radiazione che arriva verso la Terra e di conseguenza sulla temperatura della Terra. Questo qua è un grafico che ci dice i cicli solari dal 1600 ad oggi. Vedete che ci sono dei minimi, dei cicli, uno qua, e poi ce n'è uno qua, e poi ci sono dei massimi. Allora, alcune volte... come abbiamo visto prima, ci sono dei periodi in cui, dove ci sono i minimi solari, fa più freddo. Ci sono praticamente, c'è ridotta attività solare, l'energia che arriva alla Terra è minore, però non c'è una corrispondenza provata e scientifica. Ci sono delle correlazioni che si fanno per certi periodi fra attività solare e temperatura, che però alcune volte, soprattutto qua nel periodo moderno, non è verificata. Però nel periodo passato, tenete conto che le macchie solari hanno iniziato a osservarle nel 1610. E mentre le osservavano si è visto che nel periodo fra il 645 e il 17 queste furono insolitamente poche. E questo periodo è conosciuto come un periodo freddo, questo periodo di minimo. E poi c'è quest'altro periodo minimo di freddo fra il 900 e il 2000, 1940 e il 2000, però non è certo, ci sono delle buone indicazioni che i cicli solari possano incidere sul clima, ma più che sul clima, su quei periodi stadiali fra le grosse glaciazioni. No. La circolazione termalina cos'è? Allora, voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che negli oceani le acque non stanno ferme ma si muovono. Si muovono per la diversa densità che hanno le acque del mare. La densità è causata dalla temperatura e dalla salinità. E c'è in tutti gli oceani una circolazione globale. No? Acque fredde che si muovono da est verso ovest e da sud verso nord e acque fredde più profonde che si muovono nel senso opposto. Una circolazione che ci interessa è la corrente del Golfo. La corrente del Golfo è ciò che rende mite il Nord Europa. Si crea nel Golfo del Messico, è una parte della circolazione globale. Sono masse d'acqua calda che salgono verso il nord e rendono mite queste regioni qua. Allora, alcuni studi ipotizzano che una causa delle ere glaciali o di periodi di raffreddamento siano dovute al rallentamento della circolazione termalina, cioè in particolare da noi, della circolazione della corrente del Golfo. Ma perché? Perché durante lo scioglimento dei ghiacciai, quindi antartici o alpini, praticamente cosa succede? Che si riversa nel mare una grande quantità di acqua fredda, che raffredda le correnti. No? Per cui
la corrente del Golfo rallenta, non assicura nella parte nord dell'emisfero boreale quel contributo di mitigazione del clima. Per cui si pensa che un contributo alle oscillazioni climatiche possano essere dovute a una variazione di queste correnti oceaniche. Poi ci sono i moti terrestri. Allora, i moti che conosciamo sono della Terra di rotazione e di rivoluzione, rotazione intorno a se stessa, rivoluzione intorno al Sole. Però ci sono altri moti pseudoperiodici. Una è un moto è legata alla variazione delle centricità dell'orbita della Terra. Poi c'è, che è questa, l'ubiquità, cioè l'asse terrestre non ha sempre la stessa inclinazione, si sposta con dei cicli. Poi c'è un altro moto dell'asse terrestre che è detta precessione dell'equinozio o precessione lunisolare. Allora, questi movimenti qua, cosa fanno alla Terra? Modificano la quantità di radiazione solare che raggiunge la Terra. Chiaramente se l'asse terrestre è più o meno inclinato, nell'emisfero boreale o australe arriva l'energia incidente è diversa. Le centricità dell'orbita, questi cicli sono causati dalla presenza di Giove e Saturno, fanno sì che la Terra sia più lontana o più vicina al Sole. La precessione dell'equinozio anche. Chiaramente tutta questa roba qua incide sull'energia. Questi effetti qua si possono sommare, cioè questi cicli qua si possono sommare e sommati hanno visto che coincidono un po' ai cicli delle glaciazioni. C'è stato un climatologo fra l'Ottocento e morto nel 58, che è Milankovic, che ha studiato, era anche un astronomo, ha studiato tutti questi cicli qua. Ha visto che c'è qualcosa che ha visto che in questi cicli qua gli effetti cumulativi dell'energia che arriva sul Sole si può sovrapporre benissimo ai cicli glaciali e interglaciali. Questo qua è il ciclo della precessione degli equinozi, che è circa 20.000 anni, dell'ubiquità dell'asse terrestre, che ha cicli di circa 41.000 anni, delle centricità dell'orbita terrestre e questa è l'energia solare che arriva sulla Terra e c'è una grossa sovrapposizione con gli stadi glaciali. Allora, qua, vabbè. Però questa roba qua sembra funzionare con i cicli del Pleistocene, sembra non funzionare con altri cicli precedenti di glaciazioni o di periodi interglaciali. Allora, un altro fenomeno che incide sul clima della Terra, non magari sulle glaciazioni o periodi interglaciali, sono le eruzioni vulcaniche, come abbiamo visto prima. Cioè i vulcani quando eruttano mettono in circolazione un'enorme quantità di quello che viene chiamato lo smog vulcanico, è una miscela acide grigiastra formata da gas, biossido di zolfo, acido solforico, anidride carbonica, vapore acqueo, polveri, che rimane in atmosfera per diverso tempo. E chiaramente tutto questo smog vulcanico riflette la radiazione solare, rendendo stagioni o periodi più lunghi di stagioni più fresche del solito. Tracce di queste eruzioni vulcaniche nel passato si vedono benissimo nelle carote che si stanno facendo nei ghiacciai. Si vedono proprio questi orizzonti di polveri vulcaniche nelle varie epoche geologiche. Io qua vi ho messo alcune glaciazioni alcune eruzioni vulcaniche più importanti. 70.000 anni fa c'è stata una grossa eruzione a Sumatra
ed era l'inizio del periodo dell'ultima glaciazione, che ha ridusse molto la popolazione dei sapiens in Eurasia. E poi c'è stata la famosa eruzione di Santorini nel 1600 a.C., che ha messo in crisi la civiltà minoica. Poi nel 535, dove, se vi ricordate, c'è stato un raffreddamento del clima in Europa, ci sono tracce di una violenta eruzione in Antartide. Poi abbiamo ancora nel 1300 in Nuova Zelanda una grossa eruzione che ha raffreddato il clima europeo. Poi, e così adesso non me le sto a elencare tutte, il Tambora, questo qua, in Indonesia, 1815, ci sono stati degli inverni freddissimi, battaglia di Waterloo. Allora pare che Napoleone sia stato penalizzato dalla piccola era glaciale e soprattutto da questi periodi freddi. Quando invase la Russia si fermò, si dicono a causa del generale inverno, cioè è stato l'inverno a fermare gli eserciti francesi. E anche la battaglia di Waterloo, per chi studia la storia, è stata decisa dallo stato del campo di battaglia, perché era molto, molto bagnato, no? Erano stagioni molto piovose. E poi il Krakatoa nel 1800, c'è stato un abbassamento delle temperature in tutto il globo. Vabbè, e così via. Un'altra causa è l'aumento dei gas serra, soprattutto dell'anidride carbonica. Questo qua sono dei grafici che partono da 800.000 anni fa, fatti su delle carote glaciali, dove c'è sopra le concentrazioni di CO2. Allora, i ghiacciai, cioè il ghiaccio, intrappola delle bolle d'aria. Analizzandole si vede quanta CO2, quanto ossigeno, quanta CO2 c'era, e si possono datare. Questi cicli di CO2 nel tempo si sovrappongono benissimo alle temperature presenti in Antartide, no? Vedete, questo qua è il periodo moderno, dove c'è una grossa impennata di CO2. E si vede che un picco di concentrazione di CO2 si è avuta 330.000 anni fa e ha raggiunto le 300 parti per milione, il picco più alto di concentrazione di CO2 nella storia, che è stato ampiamente superato nell'era moderna, che è arrivato a 400 parti per milione. E questo qua è, allora, qua è una misura dell'anidride carbonica su delle carote glaciali, quindi una misura indiretta. Però la misura della CO2 diretta è iniziata negli anni nel 58. Cioè questo Keeling, che nell'isola hawaiana di Mauna Loa, ha iniziato a misurare le concentrazioni di CO2 e si vede che dagli anni 60 ad oggi praticamente la concentrazione di CO2 è passata da 320 a 400 parti per milione. Quindi, allora, la temperatura prendono i cicli glaciali, sì, misurazioni geologiche. Esatto, si vede che le due curve si sovrappongono. E la CO2 cosa fa? I gas serra creano nelle parti alte dell'atmosfera creano l'effetto serra praticamente. La radiazione incidente passa, ma non viene più restituita e si crea l'effetto che si crea in una serra, cioè dove si riscalda il clima della Terra negli strati più bassi. Poi, allora, queste sono le cause, ma come misuriamo il clima? Come si misura i periodi caldi dai periodi più freddi? Allora, il termometro, il
primo termometro, specie di termometro, è stato fatto da Galileo nel 592. Le scale termometriche si sono avute da Celsius all'inizio del Settecento e si inizia a capire che la temperatura ha una grandezza definita in modo adeguato. Poi le prime reti la prima rete meteorologica è a Firenze. Ferdinando dei Medici, in questo monastero presso Firenze nel 1654, inizia delle osservazioni meteorologiche con criteri moderni. Quindi mette su una stazione termometrica che poi viene collegata ad altre stazioni meteorologiche di Vallombrosa, di Pisa, vedete nel 600, per estendersi ad altre città di Bologna e di Milano, fino a Varsavia e Parigi. Quindi i primi accenni di reti meteorologiche si hanno fra il 600 e il 700. Quindi la temperatura dell'atmosfera si misura in questi anni qua. Brera, a Milano, inizia le osservazioni meteorologiche nel 763, prima della costruzione della specula. Molti osservatori astronomici sono preceduti da stazioni meteorologiche, perché prima di mettere Luca, lo sa benissimo, noi dell'osservatorio lo sappiamo benissimo, che le osservazioni meteorologiche sono importanti per far sì che le osservazioni astronomiche siano più ottimali rispetto ad altre. Poi cosa succede? A metà 800 c'erano già molte stazioni meteorologiche in Europa e negli Stati Uniti, però è solo dal 1880 che la quantità di dati raccolti qualitativamente precisi permette di fare delle serie storiche di dati coerenti e confrontabili, quindi dal 1880. Ma prima, come facciamo a misurare, a sapere se faceva caldo o freddo, come erano le temperature del passato? Entriamo nel campo della paleoclimatologia. La paleoclimatologia è una scienza che studia il clima prima degli strumenti di misura. Li studia su degli archivi paleoclimatici. Ci sono praticamente questi archivi qua, che sono ad esempio, ve li elenco, la paleobotanica si interessa degli anelli di crescita degli alberi, dei pollini. Poi c'è le concrezioni di stalattiti e stalagmiti nelle grotte. Si è visto che analizzandole permette di determinare le temperature che c'erano quando si sono formate. Poi ci sono le carote di ghiaccio. Poi ci sono sequenze stratigrafiche marine continentali e gli organismi fossili contenuti. Poi tutti questi archivi qua, quindi botanici, concrezioni delle grotte, carote di ghiaccio, sequenze stratigrafiche, hanno delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche che sono indicatori climatici che permettono di capire quali erano le condizioni di clima, fra virgolette, o di temperatura che c'erano al momento della loro formazione. Allora, la dendroclimatologia, sapete, queste qua sono gli anelli di accrescimento delle piante, sapete che sono proporzionali, cioè ogni anello è proporzionale al clima che c'era in quel momento in cui si è formato, no? Anelli più grossi coincidono con periodi più caldi e più piovosi, anzi forse con stagioni più calde e più piovose, anelli più stretti sono inverni o periodi più freddi, meno piovosi. Però con la dendroclimatologia si arriva fino a 1200 anni al massimo. Però, oltre a vedere gli anelli, è possibile datare, no, questi episodi qua. Cioè, se io voglio sapere se ho un pezzo di albero, una trave di un edificio antico di 1200 anni, e riesco a vedere gli anelli, posso capire un evento climatico, ma gli posso dare anche un'età certa. Questo lo posso fare con il radiocarbonio. Cioè, nel senso che durante la crescita della pianta, durante la fotosintesi, la pianta assorbe l'anidride carbonica,
La fotosintesi clorofilliana avviene, assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno. Il carbonio ha diversi isotopi, fra cui il carbonio 14, che è radioattivo. E quando la pianta smette di crescere, il carbonio 14 smette di essere assimilato, però ne ha traccia e inizia a decadere. Ha un periodo di semivita di circa 5.000 anni, per cui misurando quanto carbonio 14 c'è nelle cellule della pianta, sappiamo una data certa, no? Quindi una datazione assoluta con radiocarbonio. I pollini fossili si possono studiare in tutto il quaternario, nel centro, nel senso che se noi abbiamo uno strato, stiamo analizzando uno strato, non so, di un episodio lacustre, dove abbiamo dei resti organici, fra cui pollini fossili, possiamo fare un diagramma pollinico, possiamo vedere in quel periodo lì che specie animali, cioè che specie vegetali c'erano, quando sono iniziate a arrivare e quando sono finite. E per cui riusciamo a stabilire, chiaramente ogni pianta è relegata a un orizzonte climatico. Sono delle piante che tipiche di climi caldi, alcuni di climi freddi, per cui possiamo risalire nel tempo col diagramma pollinico al clima. Anche qua si possono datare con radiocarbonio, sono sostanze organiche vegetali che contengono sempre il carbonio 14, per cui posso sapere che lo sviluppo di certi tipi di abeti, tipici di certi climi freddi, posso sapere l'età di questi climi qua. Poi, altra cosa succede nelle grotte. Voi sapete che le stalattiti, le stalagmiti o altre concrezioni si formano goccia dopo goccia ed è possibile, quindi stagione dopo stagione, è possibile datarle in maniera assoluta con un altro metodo radioattivo, che è questo l'uraniotorio, sempre sul decadimento, ma anche con gli isotopi dell'ossigeno e del carbonio, che sono degli indicatori di temperatura. E poi la forma, una volta datata, la forma di queste concrezioni mi dice anche indirettamente quanta acqua c'era, perché sapete che queste concrezioni calcaree si formano per un processo carsico, cioè l'acqua che piove si infiltra nelle rocce carsiche, scioglie il carbonato di calcio e poi quando arriva nelle grotte lo deposita formando queste concrezioni. Però insomma dico che si possono fare delle datazioni e si possono avere delle indicazioni climatiche dagli speleotemi. Poi abbiamo le carote di ghiaccio. Allora, c'è un grosso progetto europeo, dall'acronimo EPICA, progetto europeo di carotaggio dell'Antartide, iniziato nel 1995 e finito nel 2006. Ci sono altri progetti che sono ancora in corso, che hanno permesso di raccogliere nei ghiacci dell'Antartide delle carote di ghiaccio, quindi con delle perforazioni, carote di ghiaccio profonde 3.700 metri, e hanno indagato a livello temporale 800.000 anni di storia della Terra. Questo qua è il progetto EPICA. Abbiamo delle anomalie climatiche da 450.000 anni. Vedete che abbiamo dei cicli di temperatura. Questo qua è un altro progetto non europeo, che in un altro sito, che ha avuto le stesse anomalie climatiche. E questi qua sono i volumi di ghiaccio stimati basso e alto, cioè grossi volumi e volumi ridotti, e vedete che c'è una correlazione fra le curve, no? E chiaramente abbiamo detto che con la CO2 conservata nei campioni di ghiaccio è un buon indicatore climatico, perché la solubilità della CO2 dipende dalla temperatura dell'acqua. Poi c'è un grosso filone che è la micropaleontologia, nel senso che hanno visto che i gusci degli organismi marini, qua abbiamo microorganismi che sono foraminiferi, nanoplancton, sono fatti di carbonato di calcio.
Quando si vanno a fare delle perforazioni, soprattutto durante le ricerche petrolifere negli oceani, si fanno questi campionamenti di sedimenti marini profondi, si tirano fuori anche qua delle carote di sedimenti, che si possono datare. E si possono datare a livello relativo, cioè si capisce chi è più vecchio, chi è più giovane, ma si possono datare anche in maniera assoluta e si può capire anche che temperatura c'era in quel periodo, analizzando i gusci di questi organismi qua. Allora, tutto parte dall'intuizione di Urey, premio Nobel della chimica, che ha visto che il carbonato di calcio, di cui sono composti gli organismi marini, e la composizione isotopica dell'ossigeno, del carbonato di calcio, dipende dalla temperatura. Cioè si è visto che l'isotopo 16 dell'ossigeno è quello che è maggiormente presente sulla Terra, nelle acque e anche nei gusci carbonatici. Mentre l'isotopo 18 è più raro. Ha messo a punto un metodo geochimico, quindi per stimare le temperature. Il passo successivo è stato quello di applicare questa stima delle temperature ai fossili, ai microfossili. Il primo a fare questo lavoro è stato un micropaleontologo italiano, Emiliani si chiamava. Lui era imbarcato su una nave di ricerca petrolifera e ha iniziato da queste carote di sedimenti profonde a determinare la temperatura nelle epoche passate. Ha applicato lo studio degli isotopi dell'ossigeno sui gusci marini. E praticamente, questi qua sono i cicli che ha calcolato lui, praticamente quello che viene fuori è il rapporto fra i due isotopi, fra l'ossigeno 18 e 16, che è correlato alla temperatura. Praticamente il rapporto isotopico variava periodicamente e si è visto che variava in concomitanza con le variazioni di temperatura registrate nei ghiacciai. Quindi è stata fatta una scala cronostratigrafica basata sull'analisi dei microfossili planctonici che vivono nella colonna d'acqua. Un altro micropaleontologo, Shackleton, ha studiato però altri fossili bentonici, sempre nelle carote di sedimenti marini, e ha visto che il rapporto isotopico non dipendeva solo dalla temperatura dell'acqua, ma anche dalla qualità dell'acqua, nel senso che l'isotopo 16 è più leggero. Quando evapora, cioè l'acqua che evapora, il vaporacqueo, è composto dall'ossigeno più leggero, che si va durante le epoche glaciali ad accumulare nei ghiacciai. Quando fa più caldo, il ghiacciaio si scioglie e rilascia nell'oceano l'isotopo 16. Insomma, analizzando questi rapporti isotopici, sono riusciti a ricostruire per un lungo periodo di tempo delle scale cronostratigrafiche. Questo è un po'. Termino, adesso vi lascio liberi, con una ultima diapositiva che parte da 65 milioni di anni fa, quando si sono estinti i dinosauri, inizio del Paleocene. Si vede che il clima della Terra era molto, noi siamo qua al periodo delle glaciazioni, era molto più caldo. Poi c'è stato in questo periodo qua, che si chiama Oligomiocene, un riscaldamento, e poi arriviamo nel Quaternario, periodi glaciali, poi fine del periodo glaciale, inizio del periodo, ultimo periodo interglaciale, qua siamo nel periodo moderno. Ecco, vedete come anche nei tempi lunghi la storia della Terra è sempre stata caratterizzata da un clima che cambia in continuazione.
sotto c'è una curva delle concentrazioni di CO2. Allora, io avrei finito, grazie per l'attenzione.